Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Vitamina Beat, io sono Zergantis e oggi parliamo della build definitiva che uso io per le lance. Allora, come vi avevo preannunciato, sto un po' male oggi, abbiate pazienza, ho la voce un po'. Come vi avevo preannunciato all'inizio, oggi parliamo della mia build, quella che uso praticamente per tutto, riguardante la lancia normale, non lancia fucile. Quindi vi faccio vedere subito la main, quindi la principale, e poi alcune varianti. Questa, premetto, questa build è una build che si adatta al mio stile di gioco e non è la build suprema, definitiva, super in meta che tutti dovrete avere per spaccare tutto al primo colpo. No, è come la gioco io, come mi trovo bene io in 400 ore di gioco di Monster Hunter World. Premesso questo. Equipaggiamento. Allora, innanzitutto io utilizzo la lancia del Devil Joe, che è la Torre Malvagia. Torre Malvagia potenziata con affinità e rigenerazione. Rigenerazione potete anche non metterlo, ma io la uso perché quando faccio cose come il Ner Gigante bendato voglio un'assicurazione che un po' di vita mi ritorni, quindi l'ho fatto per quel motivo lì, ma comunque è sempre ottimo perché ci dà un discreto amount di vita, unito poi all'armatura Fame del Ner Gigante che vi faccio vedere adesso. Elmo del Ner Gigante Alfa, massima potenza e bonus attacco. Poi le abilità piano piano le andiamo a vedere, ora vi dico solo l'equipaggiamento. Cotta di base al beta, questo è l'equipaggiamento, la cesta è l'equipaggiamento più variabile che possiamo più modificare tra le varie build. Parabraccia del Kaiser Alpha, Spira di Ner Gigante Beta, Schinieri di Ner Gigante Beta, Amuleto Artigiano, Mantello Stabilità, Mantello Vitalità. Mantello Stabilità e Vitalità potete un po' decidere voi cosa preferite mettere. Io continuo a ridire che il Mantello Stabilità per iniziare con la marcia in più e evitare i primi due urli di un mostro è ottimo. In più io utilizzo questo set specialmente quando vado bendato. Ma questo sono cose mie, questo è libero. Andiamo a vedere le abilità. Allora, come abilità ragazzi io uso bonus attacco 4. Perché? Perché dobbiamo arrivare al punto da avere l'affinità, più affinità. Quindi se andiamo a vedere bonus attacco, 5% in più di affinità. Bon, fine. Occhio critico, 3 punti. Più ne avete meglio è. Però non state a sballare tutto. Perché? Perché ovviamente la lancia del Joe è in negativo per l'affinità e quindi dobbiamo tirarla su. Artigiano 3 punti, non 5, perché unito a strato protettivo, se io mi organizzo bene a cotare la mia lancia, sono bene o male sempre in quel minuto di grazia in cui sono bianco e non decresce la mia acutezza. Massima potenza, perché massima potenza ragazzi? Perché quando noi siamo sotto il mostro e utilizziamo R2 cerchio, 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 R2 cerchio, 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 non sprechiamo resistenza e se siamo fissi possiamo fare più danno. Se certo, se usate triangolo e cerchio, quindi cominciate a correre a destra manca, cosa che ogni tanto faccio, non serve a nulla. Blocco 2, perché il blocco 2 ci è dato dalla chest, perché soprattutto a me serve per quando vado blindfolded, ma non è un problema. Blocco 2 è sempre ottimo perché diminuisce la quantità di resistenza che utilizziamo quando blocchiamo e un pelo in meno la respinta. Questo ci permette di essere un pelo più reattivi e non è male. In più, detto questo, abbiamo tre parti dell'armatura del Ner Gigante, quindi Fame del Ner Gigante rigenera la salute fino a quando attacchi un mostro senza sosta. Quella lancia non è estremamente efficace, però unita al recupero vita del potenziamento della lancia, fidatevi che è abbastanza, ha senso averla. Questa è quella generale contro i draghi anziani, anche soprattutto va contro i draghi anziani. Poi il resto, ovviamente, essendo di elemento drago e avendo un sigillo anziano alto, si presta di più. Ma va bene un po' su tutto. Magari non con lancia, andate perché li tirate alle gambe e non li fate niente, fino a che non le rompete. Poi andiamo a vedere un altro tipo di assetto che potrebbe essere interessante. Io utilizzo un'altra variante. Questa mi scoccia farvela vedere per quello che ho detto in precedenza sul Kulvetarot. Ho semplicemente cambiato la chest con quella del Kulvetarot beta. Questo cosa ci dà? Ci elimina quello che avevamo guadagnato di blocco, ci permette di avere resistenza a stordimento 2 e io poi ho un bonus critico. Sinceramente è un pelo più offensiva, non mi fa impazzire, non la uso quasi mai.
mentre poi ci sono alcune situazionali in cui noi andremo solo a cambiare poi di fatto sempre la chest di fatto, come ad esempio la build fuoco, che è sempre lancia mai fuoco, semplicemente cambiamo la prominenza blu, cambiamo l'arma, oppure una lancia ghiaccio ad esempio. Qua invece cambiamo anche la chest con quella del Kushala Daora, perché in questo caso se vogliamo avere un attacco ghiaccio con la lancia efficace dobbiamo per forza avere artigiano a livello 5, perché la lancia del Daora purtroppo fino a che non al 5 non sblocca la produzione bianca di acutezza. In questo caso è un po' più base: strato protettivo, massima potenza, punto debole, occhio critico, bonus attacco. Cosa abbiamo aggiunto? La cista di Kushala Beta. Tutto qua. Ragazzi, questo è quanto. La lancia può essere utilizzata sia in offensivo sia in difensivo, quindi contrattacco. Personalmente lo uso in entrambi i metodi. Questa è una build molto offensiva. Se voi poi scrivetemi voi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate e soprattutto voglio sapere le vostre build di lancia, che saranno sicuramente più difensive della mia. Non amo quel tipo di impostazione perché credo che ci sia già abbastanza difesa per poter far sì di resistere quanto basta. Detto questo, grazie per aver seguito questo video, non dimenticate di iscrivervi, di azionare la campanella, di guardare anche tutti gli altri video degli altri ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro, stiamo partendo anche con altre serie e niente, parlo come al sempre troppo. Buona serata!